per un'ora, lo faceva 5 secondi. Bestiacce, bentornati, è un piacere avervi lì nel monitor, piccolini, piccoli numeri, piccole lettere. Ma voi siete molto di più che semplici numeri e semplici lettere. Comunque, ero lì mezzo nudo, mezzo perfetto, a godermi quella che era la cena. Io ceno nudo, mezzo nudo e mezzo perfetto. Fossi stato interamente perfetto, sarei stato completamente nudo. Ma c'è adesso un volgare, sei. Assolutamente sì. Non trovo che sia volgare la nudità, no, anzi, penso sia molto raffinata. Ma tu che cazzo ne capisci? Comunque, ero lì mezzo nudo e mezzo perfetto, e all'improvviso è andata via la luce. Quindi, come Paperino, ossia nudo sotto, mi sono apprestato a cercare i relè, i famosi relè, e ho tirato leve, eccetera. Quindi, in realtà, ho già vissuto We Were Here Together prima, forever, prima ancora di giocarlo stasera, perché già ero in un enigma, che è l'enigma di casa mia, del perché fosse andata via la luce all'intero condominio. Evidentemente arriva l'estate, arrivano 40 cazzo di gradi, e quindi la gente inizia ad accendere tutti quanti il condizionatore, e quindi il palazzo fa e si spegne, in sostanza. Bestiacce, eccolo qua, guardatelo, una meraviglia. Sembra una di quelle immagini che potete trovare in farmacia contro le allergie, perché lui in questo momento è più che allergico. Lui è l'allergico, lui è l'allergia. Parla. Questi figli di puttana del comune di Milano hanno deciso oggi di tagliare le uole, che non le tagliavano da un anno, non le tagliavano. Ti prego, vibra di più. Tutta la merda che si è depositata nell'erba per nel giro di questi anni mi è entrata tutta nel naso. Basta? Questo è lo sfogo? Sì, basta. La gente viene qua per vedere il trash e questo sarebbe lo sfogo? Voglio di più. Come ti fa sentire queste cose? Ti fa sentire impotente? Sì. Assolutamente sì. Vero? Non puoi fare. Sì. Perché non puoi combatterlo, non puoi. Vabbè, mi dispiace, funziona così. Allora, vi saluto. Cibi, Garold, Jadux, Cabo, Gaetano, Daxin, Zadek, incredibile, Berksy, Reia, Ness, Mjolnir, Loli, Alto, Raz, Joe, Alex, Samuel, Johnny, Ludo, Chinax, Saras, Ludo Ness, Chinax. Nors, Christus, Selvagias, Cerb, la nonna, Psycho, Gianji, Psycho, Devil, Lollo, Lalla, Hell, grazie mille Rotuvalhalla per Helsin Hell, e poi Mika, Franci, Avon, Whatever, Rolly Lolly, qualcuno di nuovo, dai, qualcuno di nuovo, c'era qualcuno di nuovo, aspetta che li vado a rileggere. Io sono nuovissimo. Adriano Milone, ciao, è un piacere averti qua con noi. Ciao. Una volta entrato non si può più uscire, sappilo. Quindi ogni mese vi regaliamo un mese. Ha fatto così ridere quella stronzata ieri. Perché stai ridendo mentre la racconti? Evidentemente ha fatto ridere anche te. No, perché è stato un tuo errore. Comunque, adesso Andrea in live cercherà di risolvere quello che è stato il problema tecnico inerente all'audio. Vi piace questo primo piano di profilo così? In realtà mi sono bloccato con la schiena proprio orora, quindi non riesco a tornare indietro. Vabbè, cercherà di risolvere quello che è il problema audio e di sistemarlo, perché sembrava stesse parlando da un tubo, come fanno i maniaci. Se lo giochiamo con Discord e vaffanculo. Sembrava una chiamata fasulla, una chiamata finta. Ti stanno rubando in casa. Facevi tipo. Stanno venendo a prenderti. Sembrano quei video creepy di TikTok che dicono wake up, it's just a dream, wake up. È presente? O compaiono solo? No, Andrea, non ho presente. Non ho presente. Vabbè. Quindi, in sostanza, risolverà la situazione, poi dopo. Dopo continuiamo a giocare, riprenderemo lì da dove abbiamo lasciato, spero, ossia alla fine del primo capitolo, perché questo qua, che non voglio definire stronzo, però insomma, la sottospecie dello stronzo, che cosa può essere, per non essere così offensivi? Lo stronzino. Il Tarzanello, dai, questo Tarzanello ha deciso di chiudere prima, purtroppo va così. Andrea, ecco, adesso che iniziamo a giocare, per favore, cerchiamo di renderci utili e di dare un senso alla nostra fatica, perché altrimenti come i criceti che girano dentro una ruota, si è inutili, poi come gli uccelli, come quegli uccelli che hanno deciso di non volare, sono inutili. I quelle, polli. Quelle specie di uccelli che hanno deciso di non volare nonostante hanno le ali. Tu hai le ali, tu potresti volare alto, figlio mio, potresti volare nel cielo, toccare il sole, e invece hai deciso di poltrire e farti dare da mangiare. Io sono il vecchio che ti dà, è rincoglionito, ragazzi, è molto rincoglionito in questo momento dall'allergia, è bellissimo, sembra di parlare con una ragazza ubriaca. Posso portarti a letto, Andrea? Guarda, sì. Non so. Sì.
Sì, sì. Questa è esattamente la conversazione che più volte si è avuta. Che è sta roba? Leula? Accetto. Devo accedere, cosa devo fare? Ah, no, tu inizia a spogliarti, lascia fare, ci Va penso io bene. a te. Mi metto a stella marina sul letto. Sì, cerca di Poi dormire, dopo, chiudi gli occhi. il giorno dopo posso denunciarti. No, no, io sono già sparito, tu non hai idea, tu non hai capito. Io sono già andato molto lontano in questo momento, ma ti rispetto. Rispetto il tuo divertimento, i tuoi momenti di gioia, è giusto che tu li abbia. Capita, può succedere, capita. Hai avuto una svista. Io comunque, Molto. la pillolina del giorno dopo. Allora, amici casuali. Allora, secondo me bisogna cercare degli amici specifici. È importante non prenderli a caso. Amici pubblici, ma ecco, forse qua io rimarrei sempre nel privato. Non fate sapere ai vostri parenti chi cazzo frequentate, che siete dei bischeri. Esatto. Devi fare in vita, anzi, giocatori recenti, bravo, bravissimo, bravo, Aspetta un attimo, bravissimo. che l'Andrea mi ha detto, se vai nelle impostazioni audio, dovrebbe esserci la modalità Non è radio. vero, no, non è vero, non c'è. È controllato Guardo prima, prima, non non c'è c'è un un cazzo. cazzo. Mica ti sento male, ti sento male, ti sento. Aspetta che ti... Adesso? Aspetta che ti disattivo l'audio. Paola. Va. Sì, ti sto sentendo, aspetta. Ma è normale? Sì, molto meglio effettivamente. Oh, vedi allora che erano buggy? Lo sentite ragazzi? Si sente? Chi l'è? Bimbo, grazie mille per essere Dove stato. cazzo Valala sei? e Joe, grazie per l'uno. Come dove cazzo sei? Io Ok, l'ho silenziato. sono pronto. Come ti ho silenziato? Come ti permetti? Bassissimo si sente Andrea? Come Non lo sento però, non ti sento. non mi senti? E ti silenzio su Discord, non ti sento. Se mi silenzi su Discord, è grazie al cazzo che non mi senti. Ma come fai a non sentirmi, scusami? Vabbè, io inizio, dai. No, aspetta, che inizio, La comunicazione è importante. È importante che non ci sia. Molte volte un silenzio vale più di mille parole. Di una vita intera, direi. A ciarlare, a parlare. Guardate che fronte prominente che ha sto Mi ragazzo. senti? Sì. Mi senti? Oh, sì, ti sento anch'io molto meglio. Allora era sminchiata l'altra volta. Però aspetta che mi dicono che ti si sente basso, quindi cerco di aumentare il volume dalle impostazioni. Andrea, lo sai che dobbiamo rifare tutto da capo? Ma va, siamo alla parte dove. Ah, dove è vero, dove hai rifatto tutto da capo. Sei contento? Mi disegnate una lacrima qui, per favore, che scende lentamente. Qualcuno bravo in After Effects. Mi disegna... Fatemi esplodere la testa, non fatemi una lacrima, fatemi scoppiare Tu secondo me il cervello. potevi scegliere il livello giusto. E questo è il livello giusto, è che non l'abbiamo mai finito, quindi se si riprende il livello da qui, si ricomincia da qui. Dobbiamo già litigare i primi 5 nanosecondi che siamo in partita? Se tu avessi fatto quel cazzo che ti dicevo, se tu avessi avuto un attimo di pazienza, non mimare un pompino con la bocca al microfono, perché non è divertente, un po' di rispetto. Guarda, un piccione. Sei molto scurrile comunque. Allora, cerco di alzarti. Oppure no. Audio. Dov'è cazzo? Volume della chat. Parla? Parla? Hai alzato un cazzo di volume. Ah, non mi sente, vero? Devo schiacciare. Perché gioco? Parla? La. Ragazzi, mi sa di no. Aspetta che lo Sa abbasso un sa po'. sa Minchia, sa. ma non Sei sta più zitto, gli dai il do, inizierà a cantare. un cretino. È vero? Mi senti? Va bene così, ragazzi? Ragazzi, è l'unico, cioè, se no ce lo sentiamo basso e non. Dovete scegliere se sentirlo o non sentirlo. Sì, benone. Allora, Andrea, dove ti trovi in questo momento? Io sono già dove devo essere. Ah, ok, sei lì, ok. Aspetta, ti passo. Questa cos'è? La chiave. Ah, questa la devo dare a te. Arriva, caro. Adesso dobbiamo rifare tutto da capo. Dobbiamo rifare tutto da capo. Vabbè, dai. Madonna, che fastidio. Che fastidio. Ragazzi, uscite. Andate, non guardate la live. Tornate tra una mezz'oretta. Ci vorrà una mezz'oretta. A con R che scende la R. Con R si accende la R. La torcia, voleva dire.
Non dall'inizio, è l'inizio invece. Ok. Andrea, mi devi passare la chiave tu però. Quale colore? Quale colore? Il verde, l'unica chiave colorata che è dall'altra parte. Tira. Hai un pathos e un'emozione che coinvolgono. Sembra di stare alla Scala. Non ho più nulla dentro in questo momento. Adesso tu devi andare al fondo. Effettivamente risuoni come un barattolo vuoto, ma pensavo fosse l'audio di Discord. Vai al foglio e dimmi qua che cazzo devo fare. Oh madonna, no. Allora, il simbolo che c'è in alto a sinistra è la freccia punta verso l'alto. Altopieno, nord. Altopieno, sì, altopienissimo. Il simbolo a destra invece è una freccia in obliquo verso sinistra, in basso a sinistra. In basso a sinistra pieno, eh. Ok, basso a sinistra. Però è del lato destro. Non ho capito un cazzo, ripeto. Era ovvio. Allora, immaginati un quadrante diviso in quattro. Un quadrato diviso in quattro quadratini. Hai presente? Il quadratino in alto a sinistra punta verso l'alto. C'è una freccia che punta verso l'alto. Il quadratino sulla destra, in alto a destra, c'è una freccia che punta verso il basso, in diagonale. In diagonale pieno, però, eh. Diagonale a sinistra, ok. In basso a sinistra, sì. Dimmi gli altri. Poi... il quadrato in basso a sinistra ha una freccia che punta in diagonale verso destra in alto, ma alto pieno, eh. Vai, vai, grasso pieno. L'ultimo riquadro, il quadrante in basso a destra, ha una freccia che punta in diagonale in basso a destra, ma... fatto. Niente, non sapremo mai... Vieni, cavo. Ho spinto, ma non funziona. Perché non funziona? Figa, sei attivo stasera, più del solito, Andrea, cazzo. È bellissimo, sembra di parlare con un manichino, porca puttana. Vuoi rispondere o si è lì? Porca troia. Stavo pensando, dobbiamo accendere l'elettricità, bro. Ma io capisco che tu abbia l'allergia, però non lo so, prova a sniffarti della Red Bull, non so che cazzo dirti, fa qualcosa. Dobbiamo accendere l'elettricità. Dobbiamo accendere l'elettricità. Lisa Simpson. E come cazzo si accende l'elettricità? Devi farlo tu. Devo farlo, devi farlo tu. Devo interagire, sto interagendo. C'è da fare quella cagata con il con i simboli, ti ricordi? Yes, my fudge. Yes, my fudge. Cosa vuol dire? E quindi come cosa come tu mi devi dire tu i simboli? Qual era l'ordine dei simboli? Vabbè, i simboli sono gli stessi, se non sbaglio. Qual è l'ordine dei simboli? Corona, corona con tre punte, fiaschetta, mitra papale, la corona. No, non mi devi dire i simboli, mi devi dire tu come te li devo spostare. Qual era la prima roba? Ah no, aspetta. No, ho capito, niente, mi sono ricordato, chiedo venia. Grazie Jack Rotovalhalla per i tre. Allora, io posso muovere la corona e il coso da giullare, perché alla fin fine io sono questo, un giullare. Cosa puoi muovere tu? Io posso muovere la mitra papale e l'altra corona. La mitra papale e l'altra... Che cazzo fa? Che cazzo ti fai? Giullare portalo fino in fondo, anzi a destra. Vada. Quella merda di fiaschetta non puoi levarla, per favore. La posso levare io, sì. Vada. Che cazzo stai facendo? Abbiamo completamente sbagliato. Devi muovere la corona. Muovi la corona tutta a sinistra. Minchia, ragazzi, io non ce la faccio più, veramente. Sbagliato, che cazzo fai? Sono già vittima. Ti sto facendo muovere la mitra papale dal papa. Almeno è armato. Ah, è su, ok, non mi ricordavo. Vabbè, vai, vedi là, vedi là. Allora, però aspetta, perché non so se...
Devi spostare. Allora, sposta di qua. Vieni, sposta tutto a destra. Sposta il mitra papale a destra. Veloce, 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 veloce. Ancora, ancora, ancora. Fermo. Che cazzo di suono su Andrea? Che è? Che sono partiti i latini con un subwoofer da te? È partito. Che cazzo è stato? Non lo so, è un cazzo vero. Ma sai quei subwoofer che distruggono i dizionari? Che sono i pazzi che buttano i libri sulle casse, le casse si sventrano. Le casse, non i dizionari, l'italiano non lo puoi fermare. Sta fermo lì. Stai fermo lì? Che cazzo vuol dire stai fermo lì? Stai fermo lì? Stai fermo lì? Torna su. Torna su. Torna su. Torna... Cosa stai dicendo? Un pazzo, un folle. Sposta quella cazzo di roba di giù là e abbiamo fatto la mitra, brutto cretino. Guarda bene. Ok. Fatto. Adesso fai scendere quella merda di giullare giù. No, no, no. Bravo, bravo. Porca put... Oh! Emma? Ha dei bonobo. Aspetta, no. Vada. Giusta secondo me lì, così almeno portavo giù quella grande. Non sto capendo un cazzo, Andrea. Non sto capendo un cazzo. Sembriamo gli oranghi che cercano di risolvere gli enigmi, perché così riusciamo a prendere le noccioline in fondo al barattolo. Loro ce la fanno, noi no. Anche i corvi ce la fanno. Riporta la peschetta di fianco alla corona. La corona con più punte, per favore. La corona con più punte, per favore. Fatto. Punte ho detto, con più punte. Su, la peschetta su. Andrea, le corone con più punte sono tre. Quella che... Ah, tu, la tua corona. Vuto cretino. Ma... Allora, vuto cretino lo dice a qualcun altro. Poi comunque la corona con più punte dove devo portarle, quella sotto, deficiente. Va bene? Porta tutte e due su. Fiaschette con la tua corona su. Anche la corona. Anche la tua corona. Lo sto facendo, mi devi dare un attimo di tempo. Cioè, vuole anche aver ragione, mi sta rifacendo fare tutta l'idiozia qua e vuole pure aver ragione. Che fa? Bene. Che bello l'amore, veramente, cazzo. Ma d'altronde l'amore non è bello se non è litigarello e se non ci si tira le pietre. Che cazzo è successo? Ma i bugs. Guarda. Andrea confuso. Andrea. Che mi è successo al... Arrivo. Oh. Sto arrivando. Adesso si rompe il cavo e volo giù. Devo alzare un po' il volume della musica. Perché almeno si sopperisce al silenzio di quest'uomo che veramente non capisco cosa c'ha stasera. È proprio quatto quatto. Andiamo a 60. Ma dove cazzo sei? Perché sei? Non mi devi... Spingi. Ma io sto usando... In questo momento sai che tu puoi usare volendo il walkie-talkie, ma la domanda è come lo stiamo sorreggendo? Lo accendono qualcuno. È proprio gioviale. Beh, d'altronde, ragazzi, che ci vuoi fare? Allora, abbiamo... Ma questo era l'altro enigma. E adesso? Dobbiamo andare di là tutte e due. La chiave rossa. La chiave rossa, sei simpaticissimo. Sei simpaticissimo. Fa attenzione che il pavimento è bagnato dall'altra parte, però, eh? Ma che cazzo fai? Cosa stai combinando, Andrea? Prego. Hai tempi di reazione molto lenti. No, che schifo, allontanati, per favore. Guarda, un cretino con una chiave in mano così. Dobbiamo fare la roulotte, signor Fantocci. Dobbiamo prima aprire la porta per la roulotte. Allora, prima la... Dov'è? Dove cazzo è? La porta rossa, sopra. Incredibile. Qua, trovata, vieni. Bravissimo, via. Hai schiacciato il tasto? Comunque è inutile che andiamo in due, uno dovrebbe rimanere qua.
Non mi ricordo, Andrea, francamente, l'enigma. Comunque, in generale... Ah, sì, perché uno deve far di là, l'altro deve far di qua. Sì, allora vado, torno indietro io. Ah, no, sì, vado io di qua, dai, così almeno sono più capace. Vado a cagare, va. Non ho sentito. Vai a cagare. Eh? Vai a cagare. Non sento, Andrea. Oh, mi vuoi dire per favore i simboli? Devi dirmi tu il primo, cioè. Ah, è vero, te lo devo dire io. Allora, chiocciola. Perla, pirla. Era velato, quasi non si è capito l'insulto. Aspetta. Aspetta. Chiocciola. Corno. Ok, ho schiacciato il corno. Aspetta. 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 Ci siamo. Chiocciola. Sembra fatto apposta. Perla. Aspetta. Ci siamo. Non ti ripetere, sennò diventi banale. Attenzione. Perla. Chiocciola fatta. Aspetta. Ah, abbiamo vinto. Ok, ho ciappato su tutto. Porta blu, vai, porta gialla. Aperta. Dai, Andrea, voglio finirla veloce perché dobbiamo andare avanti, dato che mi hai fatto rifare tutto da capo. Io non ho fatto un cazzo. Appunto, il problema è quello! Il problema è quello! In questo gioco il problema è quello! Finalmente l'hai capito. Ridati macalmente. Di qua comunque, guarda, non si ricorda... E levati dalla porta! Oh, ci siamo. Allora, dobbiamo... No, hai preso i film del proiettore? E non mi risponde, perché a lui piace il silenzio, a lui piace il mistero. Ma porca di quella puttana. Sta facendo? Ma che sta facendo? Ma che cazzo stai facendo, Andrea? Metti il cilum. È un tossico. Manca un coso. Vai a prendere l'altro. Cioè, ma è possibile? Non hai preso il tuo... Ma è allucinante. No, io non ce ne avvicinavo solo uno. Dovevi prenderlo tu. No, io c'ho solo il 5 che ho preso, sei tu che non l'hai preso. No, Andrea, erano due a testa, come l'altra volta. No, uno a testa. Te lo sei saltato, vai alla stanza di sopra. Così ci ammazzi i timpani, scusate, non volevo. Il 2, che non hai preso tu perché ero dalla tua parte. Il 2, appunto, quello ci serve. Qual è il problema? Che devi prenderlo tu, brutto, guarda. È caduto qualcuno dalle scale da te, ho sentito un tonfo, prova a vedere. Potrebbe essere quel momento in cui magicamente diventi ricco. Sai, no, la dote. Mica che lentezza stasera! Oh, ci siamo! Bene, allora, partiamo con la prima slide. Questa cos'è, la 1? No. Non mi ricordo più quali erano le cose. Bene. No, tanto non proietti l'ombra, Andrea. Anch'io volevo fare le ombre cinesi, ma non ci sono riuscito. Allora, prima c'è da girare la chiave. Ok, quindi si gira la chiave. No, non devi... Devi... Vabbè, io me la ricordo, la seconda. Io no. Vai! Frena, tira! Tira il freno! Il freno! Lo so tirare... ma guarda, sei proprio una cosa incredibile. No, abbiamo sbagliato qualcosa, c'è un ordine sbagliato. Allora, dobbiamo avere un attimo di pazienza e rifare l'enigma da capo. Cioè, il bello che l'avevamo fatto, la porta lì si era aperta, sto cretino. Non c'ho più voglia, non c'ho più... Dovevamo solo andare di là! E c'era la fine del livello. Sto deficiente, non c'ho voglia, e siamo qua da fare da capo tutto.
No, è solo colpa tua. Comunque, chiave, bobina, leva rossa, freno, motore, ciak, Ciak. Allora, chiave, vado alla bobina. Tira sto tirando la mia leva rossa. la tua che non deve essere tirata, ma vabbè. Tiro la mia leva. Vado Guarda il freno. al fre. Vai al fre. Freno. Tira il freno, tira il freno, tira il freno. Che cazzo hai toccato? Ma che cazzo ne so, è tornata indietro la... Sì, ma io... Allora, adesso io con queste cazzo di leve veramente adesso faccio una sclerata generale. Ma perché ci vuole mezz'ora per tirare una leva? Ma come cazzo la sto tirando? Devi tirarla dopo che hai fatto la bobina, la leva rossa. Dopo che ho fatto la bobina? Appunto, l'ho tirata dopo che ho fatto la bobina. Ma tu tiri sta roba? Sì, la leva rossa dobbiamo tirarla insieme. Cioè, dopo una volta che tu hai acceso l'elettricità, dobbiamo tirare questa insieme, poi io vado dietro, Ma da quando le freno tengo le... e catena. Ma non ha mai tirata quella leva? Ma che stai dicendo? Ma non l'hai mai tirata sta leva, Andrea? No, è dalla volta scorsa che ti dico che ci sono due leve rosse, ma tu non mi ascolti. Ma non c'è scritto qua da tirare la leva. Guarda, aspetta, guardiamo. Adesso parte il fumo. Sì, che c'è scritto tantissimo, sei tu che non guarda, sei tu che Ah, non c'è. sopra e sotto le due leve. Ok. E perché allora tu eri a tirare il feno mentre io stavo tirando la leva? No, io ero a tirare quella, l'ho sempre tirata No, tu io. stavi tirando il freno, che ridi là, mentre io stavo tirando la leva. E allora non ci eravamo sincronizzati, perché ora. Penso che l'errore sia stato proprio quello, sai. Allora, appena c'è la leva rossa, dimmelo che la tiriamo insieme. Tranquillo, Andrea, ci penso io a fare tutto, come al solito. Ah, stai buono lì, aspetta. Ora, tira sta cazzo di leva. Sto tirando. Figa, 4 ore, 4 ore. Ok, è partito il motore, vai. Hai tirato il freno, tira il freno. Sto tirando, è duro, è duro. Ok, molla il freno. Perfetto, cosa bisogna fare adesso? La molla. Ok, sto tirando la leva blu. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Ricordi di spiegare di girare la chiave. Tira la tela il ciacone. Ma porca troia! Cos'è successo di brutto? La chiave dovevi tirare. La chiave si è tirata da sola, Andrea. Mi sono avvicinato, si è girata perché non abbiamo fatto in tempo. Si è spento da solo tutto. Veloce allora, veloce, veloce. Sì. Allora, adesso. Qual è l'ordine? Ridimmi l'ordine. Chiave, bobina, leva rossa, freno, motore, catena, leva blu e chiave. Chiave, tirata. Bobina, girata. Sto facendo confusione. Leva rossa, via, sto tirando la leva rossa. Tira la leva rossa anche tu. Sto tirando. Tienimi costantemente aggiornato di ogni cosa che fai. Ok? Sono al freno. Bravo, vai al freno, tira il freno. Tieni il freno tirato. Molla il freno. Perfetto, adesso cosa dobbiamo fare? Leva blu. Figa, con 4 ore di ritardo, ma con che cazzo di connessione c'ha, Dio Pono? Ok, sto tirando la leva blu. Vai! Vai, tira la corda del cesso! Abbiamo sbagliato di L'ho nuovo. fatto. Non si è andato abbastanza veloce. Ma non è che non sono abbastanza veloce io, è che quando io ti do un input, tu mi rispondi 4 secondi dopo, Andrea. Ma è vero che lo faccio prima, la catena l'ha tirata prima della leva blu, l'ho già fatto, l'avevo già fatto. La catena non va tirata prima della leva blu, Andrea. A te Oh, guarda le diapositive, a me sembra che sembra un cazzo, non è che deve sembrare, bisogna farlo nello stesso momento. allora dobbiamo essere in tre, perché che cazzo è che tira la chiave? No, come l'altra volta. Prima si tirano le leve e poi si tira la catena e la cosa insieme.
Proviamo allora. E certo, tanto non abbiamo un cazzo da fare. È solo colpa tua. È solo colpa tua. Al cic. Sto tirando la leva rossa. La catena la leva insieme e poi la chiave. La catena e la leva? No. Tira il fre. Sto tirando. Boom, adesso. Catena e chiave insieme. Uno. Ed è ancora lì! Uno, due, tre, via! No, devi tirare la leva, non la chiave! Ma porca di quella troia! Ragazzi, puoi dimenticarti della leva blu? Ma io non lo voglio più giocare, sto gioco, basta. Un cretino. Ma basta, non lo voglio più giocare. Sono stanco, non ho la testa. Io voglio stringere molto forte la mano agli sviluppatori. Un cretino, un cretino. Voglio stringere davvero molto forte la mano agli sviluppatori. Are you ready? Vai. Is this the second? Allora, ridimmi per favore le cose da fare, mi sono già dimenticato. Leva rossa, tira... Non adesso, le cose da fare dopo. Non queste cose che sto facendo adesso. Sto tirando già la leva rossa. Freno, freno, dopo il freno vai a leva... Tira il freno. Sto tirando. No, non hai tirato, hai tirato troppo presto la leva rossa. Succede. Succede un cazzo, succede un cazzo. Succede. Adesso, perché? Guai, non rifacciamo, aspettiamo di sbagliare, rifacciamo tutto da capo. Allora, ci sei, vai, leva rossa, dai. Tiro la leva rossa. Tira sta cazzo di leva rossa. Sto per avere un infarto. Tiro il freno. Ma perché tiri il freno senza che io abbia tirato la leva rossa? L'ho già tirato. Ok, via. Perfetto, adesso bisogna tirare la leva blu, giusto? Yes, ero tirato la catena. Ok, la catena va tirata insieme alla la chiave, adesso insieme. Aspetta, aspetta, ora, tira! Oh! L'ho tirata una volta, mentre ti dico... Ma è una cosa... è una cosa allucinante! Ma hai detto ora, ho tirato! Ma la leva blu l'avevo tirata, ragazzi! L'avevo tirata sta cazzo di leva blu. L'avevo tirata. Andrea, io la leva blu l'avevo tirata, eh. Ma non quella meta di passaggio, non riesco a capirlo che minchia dobbiamo fare, sinceramente. No, ma l'abbiamo già fatto l'enigma. Io devo tirare. Allora, gli ultimi passaggi sono: io tiro la leva blu, tu nel frattempo vai al freno. Quando sei al freno, io arrivo alla chiave. Insieme devi tirare tu il freno e io la chiave. Basta, e poi abbiamo fatto l'enigma. Però io la leva blu l'ho tirata, ma è ritornata su da sola. Perché? No, allora hanno ragione in chat. Bisogna tirare la catena e la leva blu insieme. La chiave è l'ultima cosa da fare. Cioè, la chiave possiamo farla anche. Ah, quindi la catena e la leva insieme? Ma è un casino, perché c'hanno dei tempismi completamente diversi. Vabbè, facciamo così. Ok, poi la leva rossa. Abbiate un minimo di pazienza, ragazzi. Sto tirando la Eva. Sto tirando un'Eva. Ed è univoco. Vado Alfredo. Va Alfredo. Bravo, adesso io tiro qua. Sto tirando il freno, sono a me. Dio. Quando hai fatto col freno, dimmelo. Freno fa. Ok, adesso tu, io devo tirare la leva blu o la dobbiamo tirare insieme? Stai che non mi ricordo già più. Lei tira la blu. La sto tirando, eh. Stai tirando. Tira adesso il robo. Fa. No, sta to- ok, sì, ok. Adesso tiro la cosa, giusto? Oh, ce l'abbiamo fatta. Dai, andrà veloce, dai, leviamoci dal cazzo. Su. Che succede? Ah, si è aperta la porta.
Dai, veloce, veloce, Andrea, veloce, bravo. Perché mi sono bloccato qui? Perfetto. Dove cazzo è la chiave qui? Questa? Cosa serve? C'è un ingranaggio, che cazzo serve l'ingranaggio? Ma non finisce più, non finisce più, non finisce. C'è una carrucola per andare dall'altra parte. No! Oh, no, 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 non sono buono a questa roba. Allora, aspetta, è facile, è facile. Ti devo spiegare, te lo spiego. Anzi, facciamo una bella roba. Torna indietro. Nel piano di sopra, dove stavo io prima, c'è un arazzo, cazzo. Vai all'arazzo e dimmi cosa c'è scritto sull'arazzo. Devo tornare proprio indietro, 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 sicuro? Sul piano di sopra, dov'ero, quindi devi tornare proprio indietro, indietro, sicuro, c'è un arazzo, cazzo. Leggi cosa c'è sull'arazzo. Fine. Vai. Sul piano dov'ero, di sopra, il foglio o l'arazzo? Ma come faccio a confondere foglio con arazzo? L'arazzo, c'è un tappeto attaccato al cazzo di muro. No, perché l'arazzo sinceramente non mi sembra il... Andrea, vai avanti, bravo. Cosa c'hai lì sul muro? Allora, quadratino in alto a sinistra, te lo dico? Sì, sì. È praticamente in diagonale a destra. Già fatto, poi quadratino a destra, dimmi. Tre punti, quali dei tre punti? In basso, in alto, sopra, sotto, destra, dove? In alto a destra, freccia tutta a destra. No, allora, è impossibile. Io quanti punti hai in alto a destra? Te l'ho detto che non è l'arazzo, ma tu non mi capisci. No, è quello! Quanti punti hai in alto a destra? 4. Ok, quello di 4 punti, dov'è? Tutto a destra? Sì, sì, sì. Ok, poi, quello con i 3 punti, dimmelo. Quello con i 3 punti è in diagonale in basso a sinistra. Il punto a sinistra, il punto a sinistra, il punto a sinistra! Ora, dimmi l'altro. L'ultimo. L'altro sono 6 punti in alto pieno, la freccia sul punto in alto pieno. Quello di 5 dov'è che era? Quello di 5 era in diagonale in basso a destra. Ok, quindi 5 diagonale in basso a destra, 6 in alto pieno. Quello con i 3 punti era tutto il punto in basso a sinistra. E quello con i 4 punti tutto a destra, giusto? Yes. Non si è aperto un cazzo. Ah no, si è aperto, sì. Non ha fatto il suono di apertura, strano. Vabbè, abbiamo anche l'altra chiave. E che cazzo devo fare con questa? Ce la ficco nel portachiavi. Ti passo di là la chiave. Non so se può servire a te la chiave rossa. Prova a vedere. È una chiave rossa triangolare. Vedi se serve a te. Vado a controllare un po' di porticine. Ma con questa voce da cucciolone raffreddato, è incredibile. Immaginate che bello prendersi cura di lui, con la copertina, il catarro verde. Torna indietro anche tu, io non posso tornare indietro anche tu. Come... se sono tornato indietro io, puoi tornare indietro anche tu. Cioè, alcune volte non si vuole tornare indietro. O non si può. Ma come cazzo ha fatto a tornare indietro, scusami? Io ho trovato qua la porta. Andrea, non posso più tornare indietro io, non ho più modo per tornare indietro. Ma come? Sì che puoi, sono tornato io, puoi farla anche tu, basta che chiami l'ascensore. L'ascensore me l'hai chiamata tu giù e io non ce l'ho più. Li dobbiamo accendere insieme. Va usate insieme quell'ascensore, sennò non funziona. Io me ne sto andando. Dove cazzo sta andando? Se ne sta andando davvero? Attenzione, game count, grazie mille, bestiaccio rotto Valhalla. Proprio un ingranaggio gigante. Bravo, puoi tornare indietro da me così andiamo alla porta insieme e concludiamo sto cazzo di livello insieme? Non mi dà una risposta, a me la gente che non mi risponde, i pugni in gola, veramente. Arrivano, c'ho tipo una roba gigante in mano. Lo vedo, lo vedo. E cambia, cambia. Puoi usare la rotella del mouse.
No, se la muovono non me la fa cambiare. È un bugiardo di professione. Sì che te la fa cambiare, provaci. Oh, ti giuro, la sto usando. Andrea, sei un bugiardo. Sei un bugiardo. Adesso, dopo, guarda, ti devo smerdare il live. Guarda che ti smerdo il live, eh. Anche se premo R non tira fuori la. Sono di nuovo a specchio gli ascensori? Non lo so. Andrea, quanto ci stai mettendo? È un po', non vedo un cazzo. È difficile. Andrea, puoi con la rotella del mouse puoi cambiare oggetto che hai nella mano. Non me lo fa! Non ti credo. Cazzi tuoi. Io non ti credo, ma neanche un dottore ti crederebbe. Cioè, tu puoi arrivare lì con il peggio male, dirgli come stanno le cose, il dottore ti direbbe, non, per me è una farsa, per me la tua è tutta una farsa, alzati e cammina. Sto arrivando. Non ti credo. Lo deduco dal fatto che non sei ancora qui. Comunque secondo me potevi chiamarlo quel cazzo di ascensore. Non c'è la leva, Andrea, non c'è nessuna leva né un tasto. Oh, eccoci qua. Salve a lei. Mo, dove andiamo? Sempre eloquente questo ragazzo. Un pinguino nell'Artico. Fa meno. Non me lo cambia, non me lo cambia. Ma io non so per quale cazzo di motivo tu ti debba impelagare. Seguimi, in queste situazioni. Non vedo un cazzo, non so dove sei, vedo solo l'ingresso. Girati, 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 segui la mia voce. Attenzione ai gradini. Cadi, cadi, qua. Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Non vedo. Girati, dietro, fermo. Guarda, mi vedi per forza, vedo che mi vedi. Seguimi. Ma che cazzo fai? Cosa stai facendo? Io ti giuro, vedo praticamente tutto lo schermo coperto dall'ingranaggio, vedo solo l'angolino in alto a sinistra. E concentrati su quel cazzo di angolino in alto a sinistra. Seguimi, mi vedi nell'angolino in alto a sinistra? Seguimi. Oh, sì. Guarda qua, piazzala qua. Qua, qua, qua! Perfetto, adesso dobbiamo girare l'ingranaggio e ce l'abbiamo fatta. Andrea, allora io questo gioco va fatto in due, torna su. Non qua, sono di fianco a te. E tira. Dai, un ragazzo. Sto tirando. No, non va, non va, perché non va? Ma è che ce ne vuole più di uno di ingranaggio, scusa. Ma no, aspetta, forse manca un ingranaggio ancora, ma no. Sono tutti? No, sono tutti. Ah, aspetta, forse qua c'è qualcosa da fare, no? Ma strano. Ma vogliamo tornare un attimo a vedere di là, che ho aperto una porta, alla fine non ho esplorato. Perché? Perché ho trovato l'ingranaggio e sono tornato indietro, non vedevo un cazzo. Vabbè, allora, aspetta un attimo, ti seguo, poi devo andare in bagno, perdonami, proprio sta salendo. Quale sarebbe la porta? Grazie per la risposta. Mi sto veramente sta salendo il nervoso. Sono dietro di te, eh? Qua ci dovevo portare in un posto che è moffo. Ho trovato l'ingranaggio gigante. E non c'era nient'altro? Non ho guardato. Non ho guardato, c'era una porta rossa che non ha aperto. Un cazzo di genio. No, è gialla, la chiave gialla ce l'hai tu. Un po' daltonico. Ah no, è vero, è gialla, sì, hai ragione. Giallo petrolio, se... Giallo petrolio, sì, condivido. Giallo petrolio. Qua, adesso... E cosa abbiamo ottenuto? Uno shortcut? Ah, potevi scendere così velocemente, mannaggia il cazzo. Ah, ecco, potevo far finta di non essere invalido e scendere così. Andrea, dobbiamo tirare sta cosa, non è che c'è tanto da fare, dobbiamo tirare sta roba. Oh, non va. Prova a schiacciare il tasto S.
perché cioè se si stacca va all'indietro per sé. Non va, ragazzi. Vino, mentre tirate l'ingranaggio dovete stare ai lati opposti. Ingranaggio. Aveva tirato l'ingranaggio? Sto provando a premere W e tenendo premuto. Aspetta, attaccati qua insieme a me da un lato. Eh no, lo occupa lui lo spazio, ragazzi, quindi non so che... Ah! E che cazzo cambia? Vabbè. Uno spingeva e l'altro tirava. Che gioco di della minchia. Adesso tra una mezz'ora Andrea ci sia. Sono svenuto, mi sono ripreso. Era così fiero. Come lagga, Ok, c'è una porta. Ah, perché noi pensavamo di andare... Devi aspettare... Tu devi aspettare l'altro giocatore in un gioco, due giocatori. Salvami, ti prego, chiama l'avvocato. Vado in bagno. No, no, chiama l'avvocato. Ci metterò ragazzi, un pochino. M'hanno ingabbiato, ingiustamente. Ingiustamente ingabbiate, finalmente non posso più spadroneggiare per la città. Comunque, come faccio a uscire da questa trappola incredibile? Non c'è manco un tasto qui. C'è una leva, non c'è nulla, è finita. Ah, si sono aperte le valigette, guarda qui, dopo glielo dico. È la fine, sì. Fratemi ingiustamente, no, giustamente, incarcerato. Mi sa che rimani lì, finalmente, guarda, preferisco rimanere chiuso qui a vita che giocare a sto gioco. Tanto mi sta facendo male il dito per tenere premuto walkie-talkie. Trofeo di guerra, esatto. Comunque allora, devo essere sincero, il primo, nei primi livelli, era molto 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 più easy. Questo qua punta già non sulla difficoltà degli enigmi, ma sulla cooperazione. Cioè, ci sono molti enigmi dove devi sincronizzarti, e quindi siamo le persone meno adatte per giocare. Metteci un peso sul tasto, lo facevo quando giocavo a Metin, che non sapevo che ci fosse la funzione attacco automatico. Mettevo tipo un bicchiere sul tasto del mouse e gli facevo falciare le rocce, mentre andava a fare altro. Ragazzi, la vedo dura. Questo qua è solo il primo capitolo. Sarà da divertirsi quando ci saranno gli enigmi più avanzati. Spero sia più corto del primo, che non ce la faccio. No, ragazzi, era l'autobus che passava. Eccoci qua. Sono tornato, ma aspetto un attimo che mi verso un bicchiere. Ho la soluzione. È proprio una bella visione. Ho la soluzione. Parla, ti ascolto. Le valigette che prima erano chiuse, qua ce n'è una dietro di me, si sono aperte. Quali valigette? Fai il giro della gabbia, fai il giro, vieni dietro. Ah, eccole, sì. Minchia, come lagga sto gioco però, ragazzi. Che colpo di lagga tira. Comunque, ragazzi, scusatemi, mi ero andato un attimo in bagno a incipriarmi il naso. Ci sei? Vai con Dio, arrivederci. Dove stai andando? Oh, e me? Vola, uccellino, vola! Si staccò la catena, cade da 150 metri, rimase di lui poltiglia. Sono dei suoni orribili. Appunto, adesso si avvera quello che ho detto. Madonna. Ragazzi, non fatelo, ma Luischi è buono. No, ah, ci separiamo così? Quindi inizia il gioco da adesso? Buono. No, non sono in grado di farla sta. Non sono in grado di farla sta e non si seppe nulla. E io dove sto? Ah, sta salendo! La mia piattaforma sta salendo! È tutto un sistema di carrucole, fico! Quanto il colpo di lei che hai tirato prima, l'hai visto pure? Ho lo stomaco rovente adesso, è bellissimo. La sensazione è quella di un abbraccio caldo da dentro. Allora, ti dirò una cosa che ti farà riafferrare brutti ricordi. C'entra il nord, l'ovest, l'est e il sud.
Andrea, non, se tu mi dici che io non capisco un cazzo, quindi aspetta un attimo che arrivo di là e vediamo insieme. Dammi un secondo. Aspetta che tiro fuori la torcia perché non si vede una minchia. Anche se mi piacerebbe in questo momento inciampare e non alzarmi più. Dammi 40 minuti che faccio jogging qua nelle miniere e ci sono. Oh, bello! Che bella questa stanza. Che cazzo è successo? Ah, si è chiusa la porta. Buono. È diventato un Horror Night. Abbiamo. No, 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 no. Allora, Andrea, sono in uno studio di un oculista, non so perché è pieno di lenti, non dissimili dalla slot machine precedente. Non guardare lo schermo della live, perché salgo in macchina e vengo da te che sono a 10 minuti. Di notte c'è anche meno traffico. Cos'è una minaccia? Sì. Contestualizza, Comunque contestualizza sarebbe Twitch, ci conosciamo interessante. da 30 anni, quindi Lui c'è posso davanti una picchiarlo. specie di portone di un caveau con una bussola in centro con i punti cardinali e tante icone del cazzo, tipo rune intorno su ogni quadrante. Ogni praticamente quadrante è una ghiera che dovrebbe girare, dovremmo tipo fare. Io sai che non me la sento. No, ce l'ho anch'io uguale, ma non ho le rune sui quadranti. Cioè, sono tipo quelli che tu chiami quadranti, sono tipo delle forme, cerchio, quadrato e esagono, giusto? Pentagono, scusa. No, sono delle circonferenze delle circonferenze, tipo il quadrante dell'orologio, il quadrante dei secondi, il quadrante delle ore. Sì, no, dentro questi quadranti ci sono delle figure, cerchio, quadrato, esagono, giusto? Tutti in linea. Sì, no, non ci Sì, sono no. Sì, tante no. figure, Gli cioè, indecisi nel mondo, gli indecisi sono il no. problema del mondo. Dentro questo quadrato c'è praticamente un'icona, una runa, e praticamente devo dirti la forma e farti capire come è disegnata la runa, cioè questo mi stanno facendo capire. Ma è Zadek? Sì, ho capito. Ma, vabbè. Allora, proviamo più semplice, facciamo più semplice. La vedi la bussola tu in centro? C'è un libro qui, Andrea, aspetta. Ok, c'è un simbolo. Cazzo, non volevo fare più semplice. No, non è più semplice. Se c'è il libro delle istruzioni, seguiamo le istruzioni. Allora, in questo libro c'è il quadrante con nord, sud, ovest, est, non canticchiare, con diversi simboli, tipo, che ricordano quelli egizi. Sì, sono proprio quelli egizi, anche greci. Tipo in alto c'è l'occhio d'Osiride e diversi altri simboli, che non so se tu ce li hai questi simboli. Ce li hai questi simboli? Ce li hai i simboli egiziani tu? Sì, più o meno sono tipo geroglifici, cioè, oddio, c'è un simbolo che Geroglifici. sembra una televisione, però. Telemundo, ce l'avevano gli egiziani. Poi, questa è la prima pagina, e ci dice che il nord è da puntare con l'occhio di Osiri, o, di Osiris, Osirides. Oddio, io c'ho nel nord c'ho, non c'ho chiodi, c'ho un'altra runa. Le due però è la stessa roba, scusa. Secondo me il libro è lì per confondere. Assolutamente, il libro è qui per confonderci, però è anche la soluzione. È una soluzione confusa. Ah, sono diversi. Oh, Cristo santo. No. Allora, Andrea, ci sono diversi quadranti con diverse soluzioni. C'è la soluzione 1, la soluzione 2, la soluzione 3, la soluzione 4. Non so se questi numeri si riferiscono ai passi che dobbiamo seguire, quindi dall'1 al 4, o se. Boh, non lo so. Comunque, fammi ancora guardare attorno perché altrimenti io non capisco. Che è sta roba? Vogliamo provare a seguire solo quello che ho davanti io per adesso, perché il libro mi sembra che vada a tentativi. E secondo me il libro è messo lì per farti capire che devi metterci i simboli lì dentro. Non mi sa che quel passaggio in più l'abbiamo già fatto. Allora, aspetta un attimo che ho acceso il proiettore. Qua c'è la macchina. Ah, ok, sto guardando i simboli. Ok, ho capito. Allora, ma. Ah, va a tempo? Vaffanculo. C'ho il proiettore che si accende a tempo. Allora, se vuoi che ti dico un simbolo facile, praticamente la prima palla sul nord-ovest, devi metterci l'occhio di Osiride, sì, penso sia l'occhio di Osiride, o uno spermatozoo. Ma io ho altri simboli però, eh. Cioè nel primo. Aspetta, occhio di Osiride, aspetta. Quindi in alto a destra c'è l'occhio. E non c'è l'occhio, io non ho una sequenza con l'occhio, quindi non so quale sequenza seguire. Ed è Zapiti. E come cazzo facciamo qui? Una specie di palla con dietro una scia che fa tipo una spirale sotto di lei.
No, porca puttana, ragazzi, posso cambiare i numeri solo quando. Come cazzo faccio a funzionare? No, aspetta un attimo, Andrea, perché qua posso cambiare i numeri solo quando la lente non è inserita nel proiettore. Cioè, praticamente devo cambiare i numeri quando non vedo i simboli. È una roba orribile. Ma perché? Ma io sti cazzo di sviluppatori ci vogliono fare del male? Ma perché gli ho dato 30 euro? Mi sono rotto i coglioni. Ci hanno dato anche la chiave gratis. Cioè, capì? Almeno ho pagato per soffrire. Ha più senso. Per me c'era contato apposta, perché il gioco l'hanno fatto su misura per noi, hanno rivelato le live e hanno detto facciamo un gioco per farmi un infarto. Dio buono. Dio buono. Vedo se c'è altra, se c'è altro qui, eh. Allora, c'è una scala per scendere, o da qua siamo arrivati? No, c'è una scala per scendere, con una porta, che non si apre. Bene, bene. Ti ricordo che premendo il tasto ESC puoi leggere i suggerimenti nel menu del gioco del cazzo. Tanto vuoi un tutorial così. Sembrava proprio una di quelle voci tutorial dei giochi strategici. Per vincere devi perdere almeno una volta. Mio signore, sei morto in battaglia. Sei morto in battaglia, perfetto, perfetto. Perfetto. Quello che dice Andrea, Andrea ha il 4. Cosa vuol dire? Che cazzo vuol dire? Il quarto di questi? Ma quello non è un occhio. Andrea, tu cosa intendi per occhio di Osiris, Osiride? No, no, cancella occhio di Osiride, non pensarci per occhio di Osiride, te lo provo a spiegare. Allora, è una palla, c'è proprio una palla con dietro, una pallina con dietro praticamente una scia che fa una spirale. È come se praticamente una palla sia salita dal basso verso l'alto e abbia creato una spirale sotto di lei. Io più di così non so come spiegartela. Andrea, io non vedo nessuna palla con spirale. Io ho quella che è lo Stormtrooper di Star Wars. Quelli che fanno quando passano. E non... Ma non capisco. È la pagina numero 3. Ragazzi, ma perché sparate numeri a caso? In alto a destra vi sembra che ci sia un cerchio con una spirale? A me non pare. Ma tu intendi in alto a destra o in alto a sinistra, Andrea? In alto a sinistra, nord-ovest. Guarda la bussola, nord-ovest. Ma com'è nord-ovest? Ma hai detto in alto a destra prima, ma mi dici nord-ovest. No, io ho detto sempre nord-ovest, non in alto a destra. Allora, di in alto a sinistra o in alto a destra, facciamo prima. No, no, io uso i punti cardinali. Quindi quello lì sarebbe uno spermatozoo? Ubriaco? Ok, ho trovato quello che dici tu. Ma questo qua, e quindi cosa... questo spiro, questo quadrante che dici tu, quale quadrante è? Il più vicino al centro o il più lontano al centro? Qual è? In che numero è di quadranti? È quello più vicino al centro. Quindi il primo quadrante? Sì, 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 che la conta come 3, però... Ok, aspetta allora, aspetta che cerco di risolvere. Allora, quindi qua ci deve essere... Allora, su questo terzo, su questo primo quadrante c'è... i simboli che ho io sono solo quello in alto a sinistra e quello in basso a destra. Quello in basso a destra è una specie di... è una linea orizzontale con sopra... Andrea, è inutile che me lo dici perché io ce l'ho già quella roba lì. Io c'ho già adesso tutta la soluzione, devo solo comporla. Il problema è che è un casino perché non posso... La lente che da inserire nel proiettore la posso inserire successivamente dopo aver selezionato i simboli delle lenti, cioè le diverse lenti. Quindi non posso farlo insieme, quindi in tandem. Quindi non vedo un cazzo. Prima devo scegliere i numeri che ci sono qui, questi numeri, che tu non vedi, anche se stai guardando la live, quindi stai guardando quello che sto vedendo io. E poi posso utilizzare il proiettore. È un delirio. Però tu hai detto 3, quindi immagino che qua io debba mettere il numero 3. Quindi primo rullo è il 3. Secondo rullo, secondo quadrante, quale simbolo vedi? Allora, il secondo quadrante è quello in centro. Ne vedo più di uno. Com'è quello in centro? Ah, sì. Prego, dica. Il più facile è... Praticamente un astronauta con una pallina... Il casco di un astronauta... Sì, ma nord, sud, dove? Sud pieno. Cioè, praticamente l'omega di Kratos con due... Ho capito, è numero 1, grazie. Quindi 3, 1. Poi, altro quadrante, quello più lontano. Allora, quello più lontano
Facciamo. Ah, sì, a est, quindi a tutto a destra. C'è la navicella di Space Impact, te la ricordi? Cioè, lei non può non riconoscere. La navicella di Space Impact non c'è. Io non ce l'ho. Allora ti faccio un altro esempio. Allora, l'ultimo quadrante dovrebbe avere a nord-ovest, quindi in diagonale a sinistra, un simbolo che è praticamente una televisione. Un quadrato con le antennine sopra e tipo qualcosa dentro, tipo una statica. Una televisione con la sciatica? Con la statica. Ma non ci sono queste forme. È incredibile. Allora, sopra ai numeri del proiettore ci sono le forme per capire il cerchio della cassaforte. Grazie, questo c'eravamo arrivati. Quello che stiamo cercando di capire è quale l'ultimo numero. Però io posso anche andare a cazzo, direi, no? È l'ultimo numero, voglio dire. No, dobbiamo andare a tentativi. Ti dico un altro simbolo, tu stai davanti al libro, Vada. Allora, l'ultimo simbolo è a nord, in basso a sinistra. È praticamente l'uomo vitruviano stilizzato. Un cerchio con dentro un busto stilizzato. Un cerchio e una X? Ah già, un cerchio e una X? No, non è veramente una X, è proprio come se fosse un busto di uno Stickman, capito? Un cerchio e una X? Prova, nel dubbio sì, nel dubbio ti dico di sì. Due. Allora, questo qua. Allora, 3-1-2 dovrebbe essere la roba, però già sto notando che non sta venendo fuori. Oh madonna, sa, e quindi? Allora Andrea, adesso io ho completamente altri numeri sul mio... Tu puoi fare qualcosa sulla tua porta? Puoi cambiarli i tuoi? No, io posso solo guardare. Ah, aspetta, c'ho altri libri, mi hanno detto in chat. Aspetta, devo guardare altri libri, aspetta. No. Allora, adesso, ascoltami molto attentamente. Se farai quello che ti dico, ne usciamo vivi. Ascoltami. Allora, vai al primo quadrante. Al primo quadrante. Mi devi dire la prima figura che c'è a nord del primo quadrante, quindi quello più al centro. Veloce. A nord non c'ho nulla. Porca di quella troia. Immaginati una porca, immaginatela troia. Ecco, è lei. Devi dirmi quello che c'è a nord della prima figura. A nord della prima figura, nel primo quadrante io non c'ho simboli. A nord della prima figura non della non prima figura, l'unica, allora l'unica cosa che c'ho a nord. Cosa c'ha a nord? Perché non parla? Quindi deve essere uno di questi numeri. Ma ci sono altri numeri qua, 5, ma che cazzo? Quindi devo inserire. Ma come faccio? Quanti? No, sto un attimo studiando la roba, perché qua io ho 4. Oh Cristo, questo arriva a 5. Quindi 5 va messo per forza qui. Ah, ok, quindi il numero più alto è quello per forza l'ultimo. Vabbè, questi si sono già tolti un problema in realtà. Perciò all'inizio, in questo qua possono essere soltanto i primi tre numeri. Quindi il libro con i primi tre numeri è, allora, 1, 2, 3. E quindi questo potrebbe essere il candidato. Il candido, 1, 2, 3, 4. Vabbè, ok, e questo qua era fino a 5. 5. Siccome il gioco percula, posso immaginare che sia il primo. Questo libro e questo libro mi danno la soluzione per il primo numero. Sto ragionando tra me e me. Andrea, è difficile perché non ho voglia in primis, ed è difficile perché bisogna applicarsi. Io quando bisogna applicarsi tendo a non avere voglia. Tu guarda. Dimmi qual è il problema che provo a vedere qua. I problemi sono tanti, Andrea. Sono tanti. Cosa ti manca al primo, al secondo, al terzo quadrante?
Attenzione, sto facendo i numeri che mi stanno dicendo in chat. 311, siete dei bugiardi. Ma non è che qua c'è da scliccare qualcosa? No. Allora, il problema è che io devo anche capire, perché ci deve essere da qualche parte un tasto o una leva da tirare per aprire la porta, o si dovrebbe aprire questa roba qui. Che cazzo ne so, ci deve essere un modo? O basta girare questo e quando i numeri saranno corretti si aprirà la porta? Secondo voi, chat? Il secondo libro è per secondo. Non lo sapremo mai. Ho visto che ogni quadrante ha una forma diversa, ragazzi, è un casino. Ah, devo dirti le forme che ci sono su quello che fanno la runa. Allora, qua c'è l'omino, lo stickman. Aspetta, Andrea. Ah, questo c'ha lo stickman. Forse è questo qua. Maybe it is. Ma che palle, però. Madonna, ma è un delirio, ragazzi. Ci vorrà una vita. C'è anche l'astronauta, lo stickman a X, c'è lo stickman a Y. Allora, abbiamo lo stickman a Y, abbiamo l'astronauta qui, ma non abbiamo lo stickman a X. Dov'è lo stickman a X? Eccolo qua. Ok, 3. Quindi il primo è 3. Il primo numero è 3. Il primo quadrante è 3. Quindi 3. Hai capito, però è già inserito su 3. Perché l'ho messo io su 3, sono un deficiente. Vabbè, perlomeno sappiamo che è questo libro qui. No, sì, poi non lo so. Andrea! Devi dirmi le figure del primo quadrante. Capito? Devi scrivermele tutte. Il primo è quello più interno, giusto? Quello primo. Sì. Allora, le figure del primo quadrante sono racchiuse in un cerchio, a forma di cerchio. Dentro questo cerchio abbiamo quella che parla con la spirale in alto a sinistra, quindi nord-ovest, e una specie di linea orizzontale con delle C ai lati, sopra e sotto a questa linea, sembra tipo uno scorpione stilizzato, e a... che cazzo è questo? Il basso a destra, facciamo così. Il basso a destra, scorpione stilizzato, e in alto a sinistra... Ma mi dici i punti cardinali, porca troia? Perché mi dici in basso a destra, in alto a sinistra? Dimmi cazzo di punti cardinali, per favore. Nord, che cazzo c'è a nord del primo quadrante? Niente. Ma come fa a non esserci niente, che ogni quadrante che ho qui ha un simbolo? È impossibile, c'è qualcosa che non quadra. Io non c'ho niente, è come se... Io praticamente c'ho i quadranti girati, cioè si vede che sono girati. È come se praticamente tu da sotto dovresti rimettermeli in asse. Dino, il primo libro con il numero nel cerchio. Primo libro con il numero nel cerchio. Dice questo primo libro con il numero nel cerchio. Ok, va bene. Vedete qua la figura che ha detto Andrea? Perché qua non c'è... Dovevamo anche vedere a terra. Ah no, qua sì, c'è lo spermatozoo, come dice lui. E dove sarebbe lo scorpione stilizzato? Però vedete che a nord c'è sempre qualcosa? Cioè, è quello il problema. Cioè, nel punto cardinale nord c'è sempre un personaggio. Lui ha detto che non c'è niente nel suo quadrante. Andrea non ha tutti i simboli. Ma Andrea, ma tu puoi mettere qualcosa da te? Assolutamente no, io sono praticamente su una stanza di ferro con davanti sta porta gigante, tipo di un cavo con i simboli quadranti sopra. Intorno a me non c'ho nulla. E basta, tu non puoi fare nient'altro nel gioco? Sto guardando ogni angolo, ma non posso fare niente. Sto guardando ogni angolo. Tu devi fare... Vabbè, allora, mi hai detto che in alto a sinistra c'è uno spermatozoo, dimmi cosa c'è a sud? A sud non c'è niente. Allora, dimmi quello che c'è, per favore. Grazie. Le uniche figure che ci sono a sud-est e a nord-ovest. Dille. Dille. Descrivile. A nord-ovest e granchio stilizzato a sud-est. Granchio stilizzato a sud-est. Prima era uno scorpione, ma è un granchio. Da terra e mare, un piatto unico. Dove cazzo è? Ma come minchia è fatto un granchio stilizzato? Ma Andrea, il granchio stilizzato sembra l'elmo di uno spazionauta, di un astronauta con le antennine? C'è dentro un cerchio piccolino? No. Praticamente è in centro una riga, ai lati due C, di cui quella a sinistra è girata. Ah, è quello lì, ok. Ma non c'è! Cioè, da quello che mi dice lui, quindi lo spermatozoo in alto a sinistra, ragazzi, quindi a nord-ovest, e a sud-ovest il granchio. Ah sì, no, sud-ovest. No,
È sud-est o sud-ovest il granchio? Sud-est. Ah, ok. Allora è questo qua, numero 2. Allora, abbiamo trovato il primo quadrante. Il primo quadrante è il numero 2, quindi qua piazzo il numero 2. Bene. Mo, secondo quadrante. Dimmi le figure che hai nel secondo quadrante, per favore. Allora, c'ho una specie di il cosmonauta con le antennine che ha ovest pieno. Un altro cosmonauta che in questo caso mi sa che più di alieno, è tipo un alieno con una pallina in centro, le antennine, che ha sud. Poi a est pieno c'ho la navicella di Space Impact. No, scusa, no, dimentica la navicella. A nord-est c'ho una specie di rubinetto, no, è praticamente una palla con delle linee in alto, sinistra-destra, e basta. Allora, a ovest c'è l'alieno con la linea, a sud c'è l'alieno con il cerchio, giusto? Li devo ripetere? Ah, scusami, che se non premo il tasto non mi senti in sto gioco della minchia! Allora, a sinistra c'è l'alieno con la linea, a sud c'è l'alieno con il cerchio, giusto? Tutte e due c'è le antennine. Yes. Bene, e poi mi hai detto a nord-est c'è una... Io vedo un'astronave, la come si chiama? La Stormtrooper lì, quello che fa... Quando passa in Guerra Stellare, è presente? È presente? Dai cazzo, come fanno a venirti in mente? Mi sta venendo un enfisema. Sì, proprio loro, quelle che scoppiavano, quelle esplosioni a piccoli. C'è quella? È a nord-est. C'è? Sì o no? Hai detto di sì, Non l'hai detto di sì! Stai parlando da... Sì o no? 3, numero 3. Sì, è lei! Ok, ultimo quadrante. Cosa c'è a nord? C'è una specie di Y a nord. Sembra tipo la luna di Bloodborne, molto molto derivativa. Molto derivativa. Ok, trovata. Poi? Poi a nord-est c'è la televisione. Scusa, a nord-ovest c'è la televisione. Sì. A sud... ovest c'è il Duomo Vitruviano. Io vedo un culo che caga. E invece a est c'è la navicella di Space Impact, però di profilo. L'Uomo Vitruviano, se mi di... culo che caga. Sud-est o sud-ovest c'è l'Uomo Vitruviano? Non ho capito, ripeti. Sud-est o sud-ovest c'è l'Uomo Vitruviano? Sud-ovest. Io non vedo l'Uomo Vitruviano a sud-ovest, ragazzi. Non capisco se intende l'uomo che caga. Ma tu, come fa? Io vedo un culo che caga. Immaginati un culo e una linea sotto che esce. È quello il tuo Uomo Vitruviano? Penso proprio di sì, sai. Io sono più sull'artistico, tu sei più sul base. Sarà quello, ragazzi? Secondo me è quello che intende lui. È il culo, l'uomo, è il culo dell'Uomo Vitruviano. Ok, quindi il culo... Quindi in alto c'è la Y. A sinistra c'è la televisione della Y. E in basso c'è un culo che caga. In basso a sinistra. Sì, a destra c'è la navicella di Space. Allora è questo. Allora, ragazzi, io sto seguendo i numeri. 2, 3, 1. Però non succede niente. Cosa dovrei fare qua? Cioè, come funziona? Come il secondo quadrante è il 4? Proviamo, ma... Il secondo numero che metti, lo sbagli, devi mettere il 4. Il secondo? 2, 4, 1. Ah, 2, 4, 1. Prova, Andrea. Non va, ragazzi. O si è aperto qua qualcosa? No, qui non c'è nessuna leva. Questa porta è chiusa. Sì, se mi sentite respirare affannato, ragazzi, perché mi si è tappato il naso. C'è solo qualcosa? Andrea, non succede niente. 2, 4, 4. Come 2, 4? È come 2, 4, 4, ragazzi, completamente altri numeri, vabbè. Io provo, ma... Ah, ok, 244 ha funzionato. Ma scusami, il 4 qual era? Ma sono curioso. Non posso più accedere ai libri. Ok, a me si è aperto. Anche a me. C'è un libro e una palla. Oddio!
Manciulato. Manciulato libro. Ok, io sto andando avanti con l'ascensore qua. Ah, ma stiamo entrando in un cavo di una banca per caso? Ok, io ho esattamente la stessa stanza di prima, però adesso a sto giro c'ho un timone, quindi mi sa che posso girare i quadranti. Ci sarà da ridere, eh? Andrea, c'è un altro enigma. Lo so, non so se hai sentito cosa del... No, non ho sentito, me ne sono andato, non voglio più sentire. Praticamente io sto giro, c'è la stessa ruota di prima, un quadrante più piccolo, perché sto entrando di più in una cassaforte, con un timone, e posso girare i quadranti, quindi bisogna andare a fare come prima, ma andare a tentativi. Ah, eccolo qua, il timone. Ah, adesso ci sono questi... Ah, capito, adesso che carini. Allora, io anch'io ho lo stesso timone. C'è il cerchio, il quadrato, l'esagono e un ingranaggio. Il cerchio con... Mettiamo il sole, mettiamo così. Un cerchio con dei trattini. Che pronta risposta. Vedo tutto. Praticamente quei pallini lì servono a... Ah, tu puoi muovermi i pallini. Li stai muovendo te? Credo di sì. Aspetta, guarda, dimmi. Sì. Adesso in centro, adesso è spostato, sì. Quindi tu devi spostarmi nei quadranti dove girare, ok? Allora, il primo quadrante io credo che sia... Ah no, aspetta, fermo. Allora, il proiettore mi ha messo dei simboli. Nel primo quadrante c'è un ferro da stiro e una P con un... A nord, scusami, c'è un ferro da stiro. Anzi, non è nord, è est, perché si è girato. Che incredibile. Allora, vai a est. A est dovrebbe esserci un ferro da stiro. No, io est non c'ho il ferro, il quadrante più interno ovviamente. Io est, sì. Però da stiro, ma c'ho lo spermatozoo di prima. Mi puoi mettere la palla sulla bussola in centro? Se riesci, così almeno rigiro il quadrante. La palla sulla bussola in centro? E cosa vuol dire? Tu praticamente stai selezionando il quadrante. Ok, ecco, fermo, non tocca più niente. Sei praticamente in centro, adesso io posso girare. Io non ho idea di cosa tu stia dicendo, è incredibile. Aspetta. Ragazzi, non è questione di est-ovest. Vedete che qua si è girato. Adesso il nord punta di qua. E adesso l'est è di qua. Gli stavo dicendo, a est c'è il ferro da stiro, capito? A est c'è il ferro da stiro. A ovest c'è una specie di P, con la falce della morte. Esatto. A ovest c'è la P, e a est dovreste avere il ferro da stiro, giusto? Nel primo quadrante. Esatto, ok. Buono così. Prova a spostarti ancora, lasciamolo fermo così questo, spostati di due tocchi. Di due... cosa vuol dire di due tocchi? Di due stocchi, cambia due quadranti, mettiti sul quadrante in centro. Il terzo quadrante? Quello più lontano? No, quello centrale, quello più interno. Il quadrante successivo allora? Ma tu lo puoi fermare questo quadrante che abbiamo prima fatto? Sì, basta che ti sposti correttamente, quindi non sbagliare. Io posso... Quando clicco qua il mio volante... Ah già. Io quando clicco qua il mio volante gira in senso antiorario. No, in senso orario, scusami. E quindi io non so se... Cioè, non so cosa sto facendo. Io adesso do un colpo di click, ma spero di non mandare tutta puttane. Sei pronto? 1, 2, 3. Ok, fai un altro click. Sì, ma bravo, fermo così, sei sul quadrante giusto. Ok, quindi prossimo quadrante, sempre a est dovresti avere l'alieno con dentro il cerchio, non la linea. Sì, cioè tipo delle antenne. A posto, basta. Invece a ovest dovresti avere, anzi, a nord-ovest dovresti avere lo stesso identico alieno, giusto? A nord-ovest? Sì. Esatto. Mentre a sud dovresti avere, come cazzo te lo spiego, un omino, sembra un omino che corre, ma ha dato un colpo di... ha scivolato nell'affondo con la gamba destra. La gamba destra gli è tornata indietro e si è tirato un calcio in culo. Ti ricordi Riccardino che si tirava i calci in culo alla rotonda? Lui?
Yes. Immaginati Riccardino che si tira i calci in culo, che ogni tre passi, uno, due, pum, c'è sto tic qua, sto ragazzo, poverino, riposi in pace. Cioè, sta bene, però speriamo riposi in pace, nel senso dalla notte, speriamo riposi in pace la notte. Faceva tre passi e si tirava un calcio in culo. Immaginati un bambino che si tira il calcio in culo. L'ho già messo, se la smettessi di parlare, l'ho già messo. E io cerco di essere descrittivo, se tu me lo permetti, risolviamo il gioco, se non me lo permetti, è finita. Non posso, non c'ho più l'alieno a destra. Come faccio? Ti bisogna rigirare. Non ho toccato un cazzo io. Eh no, no, è perché per far uscire fuori Riccardino devo spostare il quadrante, quindi l'alieno se ne va a farsi fottere. E ti devo girare il quadrante di nuovo? No, 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 ok, perfetto, perfetto, a posto, ho risolto. Cambia quadrante, guarda quello più esterno. Va bene? Ok, ci sei. Dimmi i simboli. Arrivo. È incredibile. Riccardino ha fatto casino. Minchia Riccardino. Pace all'anima sua. Ve l'ho mai raccontato che si tirava i calci in culo? Era un logorroico. Allora, a nord c'è un uomo vitruviano, il cui corpo, la cui testa è un cerchio, il cui corpo è una X. Ok, ce l'ho. A sud c'è sempre Riccardo che si tira... No, 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 ho sbagliato, scusami. A ovest c'è la Y di Bloodborne con sopra... È una fionda... Una fionda. Ok. A nord-ovest c'è la televisione. Nord-est, scusami. È difficile. Ok. Invece a sud-est c'è... Come cazzo te lo spiego? Ah, a posto, abbiamo vinto. Ho vinto, Andrea, ho risolto. In realtà ho risolto io. E mo? Ah, si è aperta la porta di qua. Proseguo. Proseguo e... Incredibile. Bello! Che figata è sto posto, Andrea? Dai, sembra quei ristoranti medievali. Sai dove fanno... Dove si lanciano le ali di pollo contro i gladiatori che si... i cavalieri che si combattono col giavellotto? Boh, io non so dove sei, ci siamo separati. Ah, ok, io sono nella fossa. Tu sei in alto, immagino. È un'arena, Andrea, c'è palesemente un'arena. Tu sei nella fossa. Eccoti, guarda su, guarda sopra. Alla tua sinistra, e buonanotte. Dietro, girati. Dall'altro cazzo di lato, ci sono due lati? Stai guardando tutti i lati tranne quello giusto. Qua, mi vedi? Mi vedi? Dietro, comunque, non nella tua sinistra. Lo vedi il saluto? Inginocchiati al tuo re. Cazzo, è tipo il gladiatore, devo scegliere se vivi o se muori. Non c'è il pollice in giù? Porca troia, gioco di merda, gioco di merda. Cosa cazzo saluti? Ma, ragazzi, lo scopriremo alla prossima. Che succede? Un altro prigioniero entra nell'arena. Attenzione. Che figata, devo guidare i tuoi passi, penso che lo farò male. È partita una strana musica. Cosa succede? Divertiti. Tu sei la mia pedina, è sempre stato così, però adesso almeno ne sei consapevole. Addio Andrea! Non so cosa sia successo. Sciocco. Ah, qua. Ok, allora aspetta Andrea. Ho dei simboli sopra di me. Dove sei? Sei morto? No, sono sceso giù, però sono pesante, perché mi hanno dato tipo un peso, perché fa parte della finzione scenica. Ma che cazzo dici? Allora, tu adesso dovrai ascoltare quello che ti dico. Praticamente, non salire. Appena sali parte il countdown. Allora, vediamo di risolverla in 5 minuti, perché in realtà è abbastanza facile. Davanti a te hai la figura di una ghigliottina, giusto? Yes. Ok, ora io ti devo guidare da figura a figura, quindi su quale figura tu ti devi mettere, ok? Altrimenti ti crolla il pavimento sotto i piedi. Quindi tu devi guardare le figure che hai davanti e devi seguire il mio ordine. Are you ready? Yes. Allora, la prima figura è la ghigliottina. Aspetta, prima farlo, aspetta! La seconda figura, la vedi in fondo alla tua sinistra? C'è una vergine di ferro aperta, col portone aperto.
quella da qui sembra quella più lontana. Sì, è più o meno quella più lontana. È l'unica figura che è alla tua sinistra. Sì, la vedo, è là. Come cazzo... Devi, una volta che sarai sulla ghigliottina devi correre all'altra o camminare, non so come cazzo. Devi farlo nel tempo, in breve tempo possibile, prima che cada giù il pavimento, immagino. Sei pronto? Yes, è arrivato Squid Game. Però aspetta, esatto, è Squid Game. Una volta che sei arrivato alla Vergine di Ferro con la ghigliottina, devi andare al cappio, quindi dall'altra parte della roba, perché mi immagino tu debba farlo tutto insieme, altrimenti muori. Dall'altra parte dell'arena c'è un cappio. Lo vedi? Qual è? Questo qua, questo più a destra o questo in centro? Quello più in centro, quello è il cappio. Poi dopo c'è il forcone, anzi il tridente, che è quello più a destra. Sì, il forcone lo vedo bene. Bene, devi andare prima sul cappio, quindi ti ridico, ghigliottina, vergine di ferro, cappio, forcone, e poi l'ultimo, il coltello, che è dove c'è l'uscita. Hai capito? Dall'altra parte dove c'è il cancello. Questo è il tuo ordine, sei pronto? Are you ready? Yes, però non posso correre perché c'ho la palla pesante. Ok, non devi correre, mi sa che lo devi fare lentamente, ma devi farlo nell'ordine giusto per non sbagliare, altrimenti muori. Are you fucking ready? Ok. Ok. Uno, due, vai. Procedi, stai andando dove... Ok, non ti fermare. Oddio! Vai a sinistra. Dio san... Ok. Dove passi crolla. Ok, stai fermo. Ok, ok. Hai fatto una cagata. Devi perdere, buttati giù. Ho capito, devo farlo in modo da non... Esatto, ogni volta che passi su una roba cade giù il pezzo. No, no, è inutile, hai sbagliato. Riprovo l'ultima volta, poi stacchiamo. Sì, ah, ti stai divertendo, vedo. Questo enigma è bello. Sì, questo enigma è vero, è carino. È abbastanza anche violento. C'è quel tocco cinico. Tocco. Allora, adesso immagino abbia cambiato. Abbiamo il martello, la falce. Ma quello sembra il mio Mjolnir. Non è fatto così. Miscredenti del cazzo. Allora, ti guido io. Allora, il primo simbolo è un martello. Ce l'hai davanti alla faccia. Il secondo simbolo è un falcetto. Ma devi seguire quello che ti dico. Io, a questo punto tu segui quello che ti dico, le indicazioni che ti dico. Sali sul martello, ok? Appena sei sul martello gira completamente a destra fino ad arrivare in fondo all'arena. Poi prosegui di nuovo alla tua sinistra. Hai in mente la mappa? Yes, ma lo vedo il falcetto. Ok, allora devi arrivare al falcetto, ma facendo tutto il giro, mi raccomando. Arriva al falcetto facendo tutto il giro. Poi al falcetto devi andare direttamente dritto vai a sinistra fino all'ascia bipenne. C'è un'ascia bipenne, capito? Che è qua. Poi dall'ascia bipenne devi andare dritto, tutto dritto, poi a destra che c'è la mazza chiodata, e dalla mazza chiodata vai sempre dritto, poi a destra ancora e sei arrivato allo scudo e hai finito. Yes, più facile di prima, vado. Vai, veloce, dai! Ok, prosegui, mi raccomando, adesso vai a destra, bravo, continua così, bravo, piccola formichina, ci sei, incredibile, guarda come sgambetta, vai formichina, porta il dono al re, ok? Sinistra, bravissima, piccola formichina, vai così, arriva l'ascia bipenne, ok, destra, dritto, perfetto, continua dritto, destra ancora, ottimo, allucinante, ora dritto, vai semplicemente dritto fino alla fine e gira a destra ancora, sei la formichina più brava, non ti mangerò stasera, vai, oh, abbiamo vinto, non avrai la stessa fortuna la prossima volta, ci sarà un altro livello, hai supposte. Vediamo, lo vogliamo fare Andrea? Vediamo se riusciamo a concluderlo? Dai, sono fomentato. Ah no, ma è finito, aspetta, mi si è aperta la porta, che succede dall'altra parte? Vediamo. Questo è stato un bel enigma però, eh. Allora, io adesso ho una leva, sempre i simboli, se tiro la leva... Oh. Cosa devo fare? Oh Cristo. Quando io tiro la leva... non vedo più i simboli, quindi questo è un livello di memoria che io non ho. Siamo morti. Ma se perdi, prova a buttarti giù e vedere se si ricomincia da capo. Vado a caso. Top. Top. No, mi sa che era scaduto il tempo. No, però non sembra che si debba ricominciare da capo, quindi buono.
Cioè, si ricomincia da capo se chiudiamo adesso. E noi adesso, infatti, chiudiamo. Perché sono le 20:03. La prossima volta, bestiacci, andremo a completare questo meraviglioso enigma. Ma la prossima volta. Anzi, no, guarda, twist, ci proviamo di nuovo. Andrea, ascolta me. Se fai esattamente quello che ti dico, tu stasera vincerai 1000 euro in gettoni d'oro. In realtà sono dorati, in realtà è rame. Ma vabbè, è tutto. Allora, devi andare alla mazza chiodata. Vedi una mazza chiodata? Lo facciamo la prossima volta, ragazzi. Fate i bravi, fate i buoni. Via. La stavo cercando, la stavo. È un ragazzo che ha delle difficoltà, ma alla fine l'importante è amarli, questi. Noi li chiamiamo piccoli angeli.